ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E sono Stefano, questo oggi chiama Friday 13. E siamo tornati su venerdì 13, dato che il primo episodio vi è piaciuto davvero tanto. E ovviamente anche oggi siamo in compagnia di Espi Giochi, Lion ed Anna. Esattamente, però abbiamo un po' di novità. Ad esempio abbiamo sbloccato una skin super bella di Jason che lo rende viola. Non so bene perché bello, essere viola, però bello. Mi sento più figo quando lo uso, quindi oggi mi vedrete davvero cattivo con Jason. Preparatevi perché ne combino di tutti i colori. Per di più abbiamo cercato di scoprire anche un po' come si fanno tutte le altre vie di fuga, quindi tenteremo diverse cose davvero interessanti nel video e secondo me sarà davvero bello, quindi buona visione. Ah, che bella giornata per fare una bella camminatina. Però sento dei rumori nell'hotel. Chissà chi c'è. Nessuno, sono dei procioni. Se non c'è nessuno, non vi dispiace se spengo la luce, giusto? No, oh, che cavolo, perché devi essere così molesto? Perché devi disturbare i procioni? Scusate, non c'è nessuno, quindi non c'è problema, no? Oh no, l'aspetta veramente. Non sei sicuro, questo posto, andiamocene via. Via, Fereniki, dove sei? Se provi a prendermi ti sparo in faccia. Mi fanno paura i fucili. Non mi far arrabbiare. Chi è che sta andando nel fienile? Nessuno? Oh no, il fienile l'ha beccato. Fereniki, non andare nel fienile con Lion. Si stanno separando. Espi, no. Ok. Perché mi avete lasciato nel fienile da solo? Maledetti. Cerca di uscire. Ti stanno separando dall'altra parte, allora, Lion. Perché non l'hai chiamato? Allora, cosa ti ho detto? Che non ti devi provare. Aia. Fere. Prendo pure il fucile, guarda. Disgraziato. Vabbè, non mi sparare. Non mi sparare. Spara in faccia, vattene. Fere, ti prego. Allora vai via. Ti abbiamo già spiegato che non ti vogliamo in questo campeggio, okay? Adesso grazie. Sono viola, sono più carino, no, sono all'ultima moda. Sei vestito anche malissimo, ma guardati, cioè, ma infatti, ma vedi? Guarda quell'altro che mette le trappole di nascosto. Guarda, non c'è andato. Vacci dentro. Ma neanche per sbaglio. Oddio, aiuto. Vattene. Tieni SP. Sparagli. Dov'è? Lo sai che non sto prendendo te del volo? Non lo so, è vicino a noi. Correte a zigzag, io non so più dove andare. Mi ha preso. Maglia, Fere? Cosa? Fere, cosa hai fatto? Scusala, io vabbè. Mi hai spiccato. Espi, scusa. Perché avete lasciato che io prendessi il fucile? Sei un'assassina. No, ho sbagliato, non volevo. Ma non si può dire ho sbagliato, mi hai fucilato. No, vedi, come in modo diverso. Ho tentato di salvarti. La prossima volta faccio da solo. Ok, ragazzi, ci manca solo una cosa. Ci manca da riparare la barca. La barca. Okay. Se riusciamo a ripararla, questa ce ne andiamo da qua. Forse riusciremo a fuggire. Volete fare un bel bagnetto? Sì, vogliamo non vogliamo fare bella... nessun bagnetto noi. No, barca. Ma lo sapete quanto pulito. Nuoto veloce io? Ma va. Non è vero, non sai nuotare. Nuoto più veloce di uno squalo. Non è vero, ma non ci siamo crediamo. Siamo più veloci di una papera invece. E siamo più veloci degli squali. Oh, non toccarmi le papere. Io mi metto qua. Ha comunque chiamato anche qualcuno alla radio. Ok. Chi ha chiamato Tommy? Ha chiamato Tommy, l'amico Tommy. Mi voleva vendere dei Miracle Blade, ma gli ho detto di no. Chi è? Pronto? Ciao! Attenzione! Perché si barricata? Attenzione! Barrica, guarda boom. Che brutto che è. Ma è inutile che sfondi le finestre. Boom! Sei sicuro che sia inutile? Gli ho lanciato i petardi. Mi hai mancato, cara, mi hai mancato. Allora, signor Espi, venga qua, apriamo la porta. Appena viene, lei gli spara, d'accordo? È la nostra via di fuga. Appena arriva una fucilata in bocca, okay. Pronto? Sono leggermente strabico, è un problema. Lo attiro. Aiuto. Proviamo ad attirarlo. Dov'è? Attenzione. Oddio, Fereniki, ti stavo per sparare. Sì, scappiamo, dov'è? Scappiamo. Dov'è? No, scappate. Siete sicuri? No, eccole vicino a noi, eccole lì. Signor Espi, fucilata, signor Espi, dentro di lei. Lo spari, Espi. Con la troppa armati, lo schivo. Aia! Preso! Andiamo. State già facendo arrabbiare, neanche abbiamo iniziato. Arrabbiati. Io non ve lo consiglio. Allora, Anna è ferita, quindi lascia un po' di tracce. Io sfrutterò questo fatto per comparirmi davanti. Scappate! Scappa! Mi hanno steso.
Ma è innosteso. Miseria, quanto Randelli però con quell'ascia. Guarda come eh, nuota. Chi ho ferito? Scappate, scappate. Dai, muovetevi. Ma state andando in acqua? No. Ma la smetti di qua. No. Perché fate la scossa? Adesso ci fai arrabbiare, sai. Vai per conto tuo. Ciao, Lion. Sono annegato. Cosa è successo? Guarda come cosa succede. Guardate Lion, guardate Lion. Opla. Ma come? È sparito. Che tristezza. È sparito. Ve l'ha detto di non andare in acqua. Non vi è bastato? Vedere sì, Lion morire in acqua, corri, volete corri, provarci anche voi? Sì, no, li uccida, no, signor Mosto. Stiamo scappando. Li uccida. Mm-hmm. Con la polizia. No, con la polizia. Con la polizia. Sì. No, oh, no, oddio, no, qui vicino. Allora, non ti muovere. Ciao, Anna. Attenzione. Attenti. Allora, attenzione. Anna non c'è più. No, no, dai. Lelica. Espi, prendi Lelica. Prendo Lelica. Un po' di saltellini. Ti spacco la faccia. Aia, mi ha steso. Lo sto stendendo, vai, vai. Ma non ci posso credere. Adesso metto l'elica. Ferre, sei sicura di volerti sacrificare per lui? Vai, Espi, metti quell'accidente di elica. Ma Espi non ce la farà mai, trappole. Ma tu ti fidi di lui, ma sei scema. Difendimi. Espi è lentissimo, aiuto. Ferre, guardalo. Uno contro uno, Ferre. No, lasciami pace. Vieni non qua. Non mi tirare i coltellini. Espi, veloce. Vieni qui. Dagli una gettata l'elica, è l'unica, allora, è l'unica. Ce l'ho fatta. Aia. Ecco, e succede il peggio. Espi è caduto in acqua. Ma come Espi è caduto? Sono caduto. Andiamo, 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 Espi. Senti, davvero Espi, mi devi dire la strada. Guarda, guarda la mappa e dimmi la strada. Lion, guarda, guarda quanto vado veloce. Espi, mi devi dire la strada. Ti sei bloccato? Sì, tranquillo, guarda. Come devo dirti la strada? Oddio. Con la mappa, dimmi dove dobbiamo andare. Io non vedo la strada. Perché non sei bloccato? Vai, vai. No. Questa, venite, questa stanno per fare, signor sì, Mosto. Vai, 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 non, so, non posso fare nulla. Non ma posso più fare nulla. Gli sono andato davanti e non è successo niente. Sì. Ma che fuggito in barca. Ma non avevi detto che eri un abile nuotatore e che ci avresti bloccato più veloce di uno squalo. Sono uno squalo. Ma è fallito miseramente. Sei una balena, sei. Espi faceva talmente tanta pena che ha buggato il gioco, secondo ma come me. Ha buggato il gioco. Essere, io ti vedo ancora nuotando sott'acqua. Ma guarda Anna, c'è Anna che sta cercando di scappare nuotando. Ah, Anna. Anna non ma è morta. Viva. Sì, sono morta, è tornata lei come Tommy. Tommy. Infatti, ma mi sono tantissimo. Ma povera Anna, l'abbiamo lasciata lì. Ah, che succede? L'ho appena individuata. Nuota veloce, Anna. Allora, sparagli. Ma la destra è come sparo. È su uno scoglio. No, no, oh mio Dio, lo vedo arrivare. Eccomi. Oh mio Dio. Le devo dare un cioccolatino. Venga qui! Ma come? Ragazzi, dobbiamo cercare un pin, le... però. Cosa? Sono arrivato qui col fucile. Oh mamma mia. Sono ancora rancoroso. Allora, ascoltami. Dimmi. Ho programmato un sacco di app bellissime per telefono, guardami. Ma con quale faccia brutta me lo dici? Esatto, esatto, per quello. Ho programmato un sacco di cose importanti, sono pieno di soldi. Se ci aiuti a scappare te ne darò un po'. Va bene, okay? Va bene, okay. Sono d'accordo allora. Quindi iniziamo. Scusi. Signore. No. Il lupo mangia. Guardatelo già lì. Volta. Rifugiamoci dentro casa. Rifugiamoci dentro casa. Io gli sparo, no, ragazzi. Gli sparo. Tanto gli mi manchi, sparo. Tanto mi manchi. Ah, porca miseria. Scappiamone. Via. Allora, dai, io lo sto affrontando. Presto, presto. Io mi sto barricando dentro casa. Entrate dalle finestre. Siamo tutti armati. Le vostre barricate non no, potranno io mai sono... fermarmi. Aspetta. Ok. Blocco anche qua. Ho un'ascia potente come l'avete mai vista. No. Oh mio Dio. Ah. Raga. Ma dove? Mi ho messo la trappa! Sto sbagliato! Picchiatelo! Scappate via! Via, 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 via! Dalla finestra, dalla finestra! Scappiamo, scappiamo! Tutti paralizzati! Qui, gliele scappiamo! Gliele abbiamo date proprio tanto, l'abbiamo massacrato! Poverino, l'abbiamo distrutto! Ok, bravi, 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 bravi! Ma lui non ha capito! Gli abbiamo anche dato fuoco, i petardi! Non ha capito neanche che è successo! Ma sei ancora bloccato, Espi, vero? Allora... Sì, è stato... È stato una combo formidabile! Povero Espi, siamo bravissimi, Espi. Non siamo preparati. Però io mi sono ferito. Aspettate, amici. Qui. No, ma entra prima dentro casa. Entra prima dentro casa. Così siamo un po' più al sicuro. Esatto. Allora, ho bisogno di un'arma. Buongiorno. Lo picchio. È stato. Ok, veloce, entrate. Corri. Ho trovato delle cure. Sono di nuovo in forza. Ottimo. Manca un'arma, però. C'è qualcuno qui?
No, nessuno. Spiri. Ah, maledetto. L'ho buttato giù. Ti spaventi, prendi le botte. Ma si spaventa lui stesso. Mi ha saltato. Non l'ho mai frequentata. L'ho aspettato dietro all'angolo e l'ho saltato. È pestato, mi sembra. Sì, 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 sì. L'ho buttato giù, l'ho buttato giù. Però sono stanco. Scusate. C'è un letto per me? Quanti ne vuoi? Ma mi state abbandonando qua dentro? Ah, io ho scoperto il segreto dei bagni. Parte. Okay. Ragazzi, ho scoperto il segreto dei bagni. E che segreto è? È pieno di cure. Tutto! Bellissimo! Anna! Anna! Dov'è? Dov'è uscito? Aspettate, ci penso io a distrarlo. Ci penso io a distrarlo. Dove sta? Mi nascondo sotto il letto. Dove sei? Dove sta? Guarda che se ti avvicini... Se ti avvicini c'è un coltellino pronto per te. Volevi fare il furbo? Smettila di tirarmi le cose. Puro. Oh, io non trovo nulla di utile per scappare. Ti picchio pure, guarda. Prendi. No, io Steph. No, tieni, maledetto. Prendi questo brutto puzzinoso, vai via. Adesso dove è il telefono? Non lo so. Tu puzzinoso. Corri, corri, qua c'è una mazza, corri. Aspettate, ho trovato il coso per chiamare il tizio che ci dà una mano. Perfetto, pronto, pronto. Cosa? Aiuto. Tizio, vieni ad uccidere. State complottando. Vieni a uccidere voi. Niente. Vieni. Tranquillo, Espi, okay. Tranquillo. Bene, allora mi fido. L'ho chiamato. Ma chi ha chiamato? Voglio spiega. Scusate, ma c'è un barrica le porte qui. Penso io lo stordisco. Ascoltate me, ho trovato la cosa per aggiustare il telefono. Possiamo chiamare la polizia? E dov'è il telefono adesso? Esatto, è quella l'unica domanda. Ma io ho il walkie-talkie, posso usarlo? Non ci provare. Non ho il walkie-talkie, sta per altro. Che male. Fede? Ma l'alien è così in forma oggi. Mi ha dato un colpo di ascia, Espi. Pensa com'è. Sto morendo per cercare di aiutare. Oh mio Dio. Aspettate. Io non ho un'arma. Aspettate. Steph, tu te ne vai per conto tuo. Sei un delinquente come lui. No, ci siamo. Ci siamo. Anna sta aggiustando l'invisibile. Ho aggiustato il telefono. Posso chiamare la polizia? Sto chiamando la polizia. Polizia. C'è un disgraziato che ci vuole uccidere. Venite qua immediatamente. Disgraziato. E dovete spararlo. Dovete spararlo perché odia i proiettili. No. Ok. Ok, 5 minuti arriva la polizia. Buongiorno, cosa sta facendo lì dentro? Ma scusi. Ho appena chiamato la polizia. Devo essere sincero. Cosa? Quindi se non si calma la portano via. Però le spiego. No. Le devo spiegare il mio piano. Allora, il mio piano era quello di nascondermi per 4 minuti fin quando non arriva la polizia. Venga qui. Aiutatemi. Andiamo. Mi ha preso. Ma perché l'ho fruttita? Ascolta, la porto nel fiume. Ha funzionato. Bene, arriviamo a randellarlo. Adesso io mi nascondo in un cespuglio. Bravo. Però venite a trovarmi perché sono disarmato. Di quelle botte ci stiamo provando. Ok. Sicuramente di qua. Non so se mi vede adesso. Senti, attenti. Dovete... Ma perché siete ancora lì? Dovete cercare una casa decente. Quella zona fa schifo. Ho difficoltà. Buongiorno. Ma poi lasciate le porte proprio schifose. Se te ne mezzo. Vuoi andare? Non spara. 2 minuti arriva la polizia. Non mi bastano 2 minuti. Non so che dirti. Vuoi andare a prendere? Ascoltami. Sì. Ascoltami. Sì. No, non tu. Tu ti odio. Signor mostro. Allora, ascolti. Sì. Lei ha più onore in prendere un poveraccio che zoppica. Oppure Steph. Ti aiuto a prenderlo. Davvero? Sì. Mi dici dov'è allora? Sì, perché io so dove c'è la polizia e lui è lì. Sì, ma dov'è la polizia? Perché sa non ancora so non è arrivata. Se arriviamo prima di lui, della polizia, lo prendiamo. Esatto. Lo uccidiamo. Ok. Esatto, sì, è esatto. Vero. Okay, allora si deve però allontanare un attimo perché sennò vado in panico e non lo vedo. Mamma. Allora, salve, signorina. Fate silenzio. Tutti silenzio. Secondo me lo freghiamo, perché arriva, è stupido. Mi sentite i grilli? Arriva. Siete pronti? È una brutta persona, state lo sappiamo. Siete pronti? Ormai l'abbiamo capito fin troppo. Signor Lion, qualunque cosa vi dica, non fidatevi. Qui è arrivato. È arrivato, ci ha visto. Smettila di picchiare. Prendi. Scappiamo. Mamma mia, che schifo di persona. Okay. Cosa è successo? Siamo sopravvissuti. Mi sa che ci abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Signor Espi, lei è un mostro inutile. Tu hai perso, non ti confondi. Ah, davvero? Noi vinto, tu perso. Ma io non ero il vostro bodyguard. No. Direi che ci siamo fermati così per questo video. Speriamo che vi sia piaciuto. Una cosa da dire, dato che ci avete chiesto un sacco in commenti. Perché non c'è Luca? Molto, molto, molto semplice. Praticamente non ha il gioco, dato che, come avete visto, credo un po' tutti, costa parecchio. Costa 37 euro, quindi al momento non ha il gioco, ma stiamo cercando di trovare una soluzione per farglielo avere anche lui. E in questo
questo modo si unirà anche lui ai video, perché ovviamente vogliamo anche Luca in questo gioco, ci sarebbe benissimo. Quindi tranquilli che troveremo una soluzione. Speriamo che comunque il video vi sia piaciuto. Ringraziamo ovviamente sia Lion che Espi che Anna per aver partecipato al video. E ci fermiamo così. Beh ragazzi, adesso così se tutto, lasciateci un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao ciao.